secondo me, tre attaccanti veramente molto integrati, diversi tra loro come caratteristiche, e gente abituata a stare in questo campionato. Però a me è sempre piaciuto, quindi gli faccio comunque complimenti a Danieri, perché secondo me è riuscito a trovare il vestito giusto per una squadra che ha delle... Per me c'è l'Udinese, mi interessa solo questa partita, perché incontriamo una squadra che a me personalmente piace come gioca, mi diverte, e abbiamo diverse cose in comune, e dobbiamo stare molto 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 attenti e capaci nel poter portare via dei punti. Sostanzialmente, insomma, ormai infortuni di lungo degenza è rimasto Tonev e Clayton. Gli altri, come normale che sia, dopo tutte queste partite, hanno accusato magari qualche problematica, però sono tutti convocabili. Al momento vedremo chi ha qualcosa in più e chi riesce a dare quel qualcosa in più. Noi prepariamo sempre in maniera maniacale. A me piace dare ai giocatori lo studio degli avversari per fargli capire dove possiamo mettere in difficoltà, perché poi di fatto noi non è che ci concentriamo molto sugli altri, ci concentriamo su quello che fanno e dove potrebbero farci male, perché ragioniamo sul fatto che ogni volta che tu ti stai difendendo è come se ti stessi già preparando a riattaccare e viceversa. Quindi io voglio che loro abbiano tutte queste conoscenze, questa consapevolezza. Credo che noi abbiamo, ripeto, molte cose in comune con l'Udinese, ma dobbiamo arrivare a fare qualcosa che loro fanno un pochino meglio di noi e mantenere quel qualcosa che stiamo facendo, secondo me, meglio di loro, perché sarà una delle armi per poter mettere loro in difficoltà. Il sogno in sé sta nel raggiungimento delle possibilità di lasciare indietro tre squadre. È chiaro che io sono convinto che diventa fondamentale ragionare sulla partita come l'unica vera possibilità che ti dà per poter già raggiungere un primo obiettivo. Pensare ad altre partite non avrebbe senso. Dare l'importanza massimale a ogni singola partita ti permette, secondo me, nella condizione di non perdere neanche energie per strada e di dare comunque il massimo di quello che hai. Mi interessa solo l'Udinese, perché finito l'Udinese comunque ci sarà una settimana per i ragazzi, quindi noi avremo modo e tempo di fare qualsiasi punto della situazione, di riprogrammare il tutto, è già programmato, ma di rivedere tutto con minuzia di particolare. Quello che mi interessa è l'Udinese. Io personalmente, e questo credo anche che la mia società ne sia testimone, ho detto cosa mi aspettavo prima di iniziare il campionato, avendo avuto un'esperienza simile. Mi aspettavo nella condizione di poter lottare per lasciare tre squadre dietro. Questo è obiettivo, c'è, dobbiamo continuare a mantenerlo. Se poi riusciamo ad avere una zampata importantissima, meglio ancora, ma non cambia il nostro obiettivo, quello sarà la nostra mentalità sempre, fino a quando non finiranno le partite.